Eccoci, vedo che stanno iniziando ad arrivare i primi ospiti. Salve. Perfetto. Salve a tutti e buon 25 aprile. Allora, attendiamo l'ospite. Intanto mi presento, sono Maria Laura, del progetto. Si sta connettendo. Saluto tutti quelli che mi stanno salutando qui nella sezione commenti. Eccoci. Eccoci. Buonasera. Salve. Salve, buon 25 aprile. Grazie altrettanto. Buon 25 aprile. Allora, siamo in presenza della dottoressa Laura Mattei, la direttrice scientifica del museo Le Stanze della Memoria, che salutiamo. E ringraziamo per essere qui oggi pomeriggio con noi a festeggiare questa ricorrenza importantissima. Grazie. Sì, mi fa molto piacere di essere qui. Dottoressa, allora iniziamo. Praticamente lei, appunto, essendo la direttrice del museo, chi meglio di lei oggi poteva parlare di uno dei temi fondamentali, il 25 aprile, e presentare le Stanze della Memoria. Prima di iniziare vorrei far partire la nostra riflessione da una frase che ho sentito stamattina in un video e che mi è rimasta molto impressa, devo dire la verità. È una frase di un partigiano che è morto l'anno scorso e che ha preso parte alle 4 giornate di Napoli. Questo partigiano di nome Gennaro, ha detto una cosa, che conservo da stamattina nella mente e che è: la storia non sono soltanto date, ma la storia è qualcosa di più grande, di più vero e di sentito soprattutto. Partendo da questa riflessione, quindi, la mia domanda iniziale è: che cos'è il 25 aprile? Quando nasce la ricorrenza del 25 aprile? E soprattutto, che importanza ha? Beh, insomma, se vogliamo partire dalle parole di questo partigiano, beh sì, certo, lui l'ha vissuto quel periodo e quindi c'ha tutto un'emotività, no? Dei ricordi. Ma d'altra parte il 25 aprile è una festa di commemorazione, quindi è una festa per ricordare insieme, no? Tra l'altro, ecco, negli ultimi anni, il 25 aprile, diciamo che perlomeno in questo nuovo secolo mi pare che si possa dire che gode di una buona salute, insomma, che è tenuta in una certa considerazione. E a Gennaro sicuramente le farebbe molto piacere, no? Perché è una di quelle feste che da quando è nata, cioè alla vigilia del primo anniversario della liberazione, sebbene tra alterne vicende, però insomma è una festa che è stata sempre ricordata, no? È stata sempre festeggiata, celebrata appunto con alterne vicende, però è sempre stata sentita. Come sappiamo, nasce nel 1946. Con il governo di De Gasperi alla vigilia del primo anniversario della liberazione. È una data significativa perché, come sappiamo, ricorda l'insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia per la liberazione delle città del nord, ed è appunto significativa perché sceglie di privilegiare, no, questo evento e non il 2 maggio, quando è, insomma, la fine della guerra. Quindi il governo da subito mette in chiaro il significato, no, del governo antifascista italiano, il significato che voleva dare alla liberazione, cioè porre in evidenza proprio il ruolo della resistenza, intesa come riscatto, etico-politico nei confronti del fascismo e anche per porre in evidenza poi le potenze alleate il fatto dell'esistenza forte di un paese non compromesso, no? Ma che anzi aveva dato il suo contributo importantissimo alla conclusione della guerra.
poi diciamo che come tutte le commemorazioni non riscuotono mai un consenso totale, no? Però rappresentano un terreno di incontro-scontro in cui diverse politiche della memoria, no? Poi si misurano e cercano appunto di prevalere. E diciamo che rispetto a questa indicazione molto netta, molto precisa, no, del governo De Gasperi, e che poi si concretizzerà meglio negli anni successivi con la stesura della nostra Carta Costituzionale, il governo fu molto meno chiaro, no? Il governo di allora, rispetto alle modalità del funzionamento di questa festa, che fin da subito fu gestita dall'ANPI e non dalle istituzioni. Ecco, questo è anche un aspetto piuttosto importante. A livello locale, per esempio, andò proprio così, no? E questo ce la dice lunga anche sulla difficoltà delle istituzioni a gestire la politica della memoria dell'Italia repubblicana, senza riuscire a costruire, come dire, un significato morale condiviso, no? Questo è stata una mancanza sicuramente importante. Perché? Perché costruire il significato morale in un discorso pubblico, no? Dove appunto il significato morale condiviso avrebbe dato luogo poi a tutta una serie di risvolte sul piano simbolico e rituale. No? Invece questa condivisione non ci fu e quindi si lasciò questo spazio un po' troppo vuoto da parte delle istituzioni. Da chi fu recuperato? Fu recuperato semmai dai partiti e da altre organizzazioni e associazioni che chiaramente costruirono le loro strategie di memoria, no? In un quadro dove non sempre c'erano, come dire, dei riferimenti comuni anche minimi. Cioè, il problema della memoria divisa non è nato oggi, ma è un'eredità che ci portiamo dietro dal passato. E d'altra parte è anche vero che il quadro della memoria sociale dell'Italia uscita dal fascismo era un quadro sicuramente molto frammentato. Per fare un esempio, no? Anche solo se guardiamo al movimento resistenziale, c'erano diversi modi, no? Di interpretare il passato e di vedere il futuro. Se pensiamo al mondo cattolico e a quello socialista, no? Cioè mondi fortemente ideologizzati e anche con una carica utopica non indifferente. Quindi non voglio dire altro, non voglio citare altre realtà, no? Solo queste due, tanto per dire quanto la situazione italiana fosse effettivamente molto complessa. E quindi diciamo che fin dalla sua prima ricorrenza, il 25 aprile, si propone una commemorazione dove si accavallano, dove si stratificano vari generi, vari linguaggi, no? Linguaggi simbolici anche. Quindi noi abbiamo queste feste, no? Dove dentro c'è la festa nazionale, dove vengono celebrati i valori patriottici, però c'è anche la liberazione dall'invasore, la resistenza come secondo risorgimento, no? Anche questo è un aspetto che viene proposto durante la festa del 25 aprile. È una vittoria militare, però i protagonisti sono l'esercito, ma sono anche i partigiani, quindi le ANPI, ci sono i civili, e poi è anche una festa dove c'è la celebrazione dei morti, no? E quindi i riti religiosi, e quindi tutti i temi del martirio, del sacrificio, no? E quindi e questa, diciamo così, che è la parte, no, della commemorazione sul modello
livello, come dire, delle commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, no? Tanto per orientarci. Però il 25 aprile è sempre stata anche una festa molto gioiosa, no? Con questo fin dall'inizio, fra l'altro, con la musica, i canti, e anche i balli e poi le gare sportive, no? Tanti aspetti. E certo è che è mutata negli anni, no? Cioè dal 46, dove c'è questa partecipazione di tutti, cioè di tutti coloro che si sentivano poi coinvolti nella ricostruzione dello Stato, no? Quindi una partecipazione massiccia. Poi si arriva per esempio agli anni 50, dove invece siamo in clima di guerra fredda, e quindi ci sono anche dei casi di 25 aprile separato, cioè quello che viene proposto dalle istituzioni governative, no, con la ritualità appunto dei morti, dei caduti, no, il governo democristiano, quindi c'è questo aspetto centrato sul rito religioso, e poi la festa delle opposizioni. Poi si arriva agli anni 60, dove invece c'è l'ingresso in politica di una nuova generazione, dunque c'è anche questo ricambio generazionale porta anche a una ripresa, no, dei valori della resistenza, dell'antifascismo, addirittura anche proprio come motivo ispiratore dell'impegno militante, no? Gli anni 80 sono quelli più tiepidi, dove c'è una partecipazione invece meno sentita, c'è forse anche, non lo so, mi sento di dire, forse anche un venir meno generale dell'impegno politico e civile, quindi c'è una ripetitività di contenuti, no? Insomma, tende un po' a ingessarsi questa memoria della resistenza, diventa un po' sterile. E poi arriviamo agli anni 80, dove c'è questo snodo forte, no, del 25 aprile, specialmente alla fine, no? Alla fine con la caduta del muro di Berlino e poi con la fine della cosiddetta Prima Repubblica. C'è anche proprio una frattura della memoria di questa resistenza imbalsamata che avevamo visto fino a qualche anno prima. E qui no, nasce sicuramente qualche cosa di nuovo, perché certo è che questa rottura della resistenza, come dico io, imbalsamata, lascia però la porta aperta alle nuove istanze antiresistenziali, al revisionismo storico, quindi si affacciano tutti quei vecchi motivi come l'irrilevanza militare della resistenza, le violenze, i crimini dei partigiani che vengono assunti come delle verità, no? Una verità che va a contrastare la retorica della resistenza. È un periodo in cui si torna a parlare di riconciliazione nazionale, si valorizza la scelta della Repubblica Sociale, si minimizzano le responsabilità del fascismo, però si criminalizzano nello stesso i numerosi episodi della lotta armata, operazioni varie, cioè un discorso complesso che poi comprende anche libri di testo, no? La revisione dei libri di testo, cambiamento anche di gran parte della toponomastica, molti aspetti. Però ecco, tutte queste condizioni che fanno? Hanno l'effetto poi di rivitalizzare, no? Di rivitalizzare la memoria resistenziale. Intanto c'è un'opposizione forte nei confronti di questo revisionismo, e poi ecco, io per esempio ricordo il 50° anniversario della liberazione, la metà degli anni 90, quando ci fu questa riattualizzazione straordinaria della memoria della resistenza. E quelli, consideri che erano gli anni del successo elettorale della destra revisionista, e da quel momento le celebrazioni si trasformano in vere e proprie mobilitazioni di massa, no? Cioè poi questo è contro una certa impostazione culturale, no? Quella appunto di provenienza governativa, e da quel momento è ricominciata una partecipazione
di massa che ha avuto, dove sono nate anche delle nuove modalità celebrative, no? Che Ecco, prima non c'erano. sulla... Scusi se la interrompo, Sì. però sulla base appunto di questo ricordare, di questo celebrare insieme, il museo di cui lei è direttrice, le Stanze della Memoria, che ruolo ha? Penso fondamentale. Ma sì, assolutamente un ruolo estremamente importante. Il 25 aprile, fin da quando sono state aperte le Stanze della Memoria nel 2007, e, ecco, anche questo, per esempio, no, andrebbe ricondotto dentro a queste, dentro a, appunto a quello che succede poi nel nostro paese con questa anche rivitalizzazione del 25 aprile e anche con quello che accade a partire dagli anni 2000 con tutte le leggi di memoria che vengono varate dal Parlamento italiano. Il 25 aprile viene a inserirsi anche dentro, no? Dentro a questo nuovo contesto dove di un paese memorioso, come ci dice Giovanni De Luna in un suo testo sicuramente molto interessante. Ecco, in questo allargamento, no? Di quelli che sono i valori della resistenza, insieme a tutte le date della memoria, c'è anche le date civili, dunque c'è anche un ingresso, no? Una nascita di molti centri di documentazione e ricerca, di molti musei e tra questi le stanze della memoria. Cioè non a caso poi le stanze nascono nel 2007, no? In un momento dove c'era sicuramente questo fermento. E alle stanze della memoria il 25 aprile è un momento, è un pellegrinaggio civile, no? È un'esperienza molto particolare perché in quella giornata arriva un pubblico che sicuramente per molti aspetti è diverso dal pubblico che vediamo tutto l'anno. Soprattutto arrivano famiglie con bambini, con i figli, no? Figli appunto anche piccoli, figli più grandi, però è l'occasione per cui la famiglia si sposta, partecipa alle celebrazioni, ma arriva in anticipo, come dire, e si prende il tempo di visitare le stanze della memoria. E lì non è una visita come tutte quelle altre. È un momento di incontro, è un momento in cui non solo il saluto, ma anche la volontà, il desiderio di condividere delle memorie familiari che tante persone che vengono alle stanze in quell'occasione hanno. E poi tanti giovani, no? Tantissimi giovani che negli ultimi anni, e i primi anni un po' meno, gli ultimi anni tantissimi, questa è una cosa a volte quasi commovente, confido, è quasi commovente, è molto bella. E quindi ecco, sì, è un momento particolare perché quello è un luogo a cui spetta, come dire, la visita per il 25 aprile, no? Il luogo dove che ha visto appunto tanti antifascisti, no? Essere condotti lì dentro e interrogati, picchiati, torturati e che oggi appunto racconta una parte della nostra storia dagli inizi del Novecento per arrivare al periodo immediatamente successivo alla liberazione e che si concentra chiaramente su quello che fu il periodo fascista proprio per la storia che ha quel luogo, quel palazzo, no? La ex casermetta e qui le memorie dei partigiani. Quindi è un luogo di memoria che ha un grande significato.
tutto l'anno, mi permette di dire, il 25 aprile in modo particolare, così come lo sono poi tutti i luoghi di memoria, no? E che sono nati e che si sono sviluppati e che stanno lavorando moltissimo, no? In questi ultimi anni, e che sono tanti, siamo tanti, perché le stanze della memoria fanno parte di questa rete di musei nazionali che si chiama Paesaggi della Memoria, che raccoglie 25-30 musei di tutta l'Italia, e sono musei che raccontano il Novecento, no? Che raccontano la libertà, la Costituzione, la resistenza, la deportazione, e sono luoghi diversi dagli altri musei, non c'è niente da fare, cioè non sono musei dove uno ci va, l'ho visto, non ci torno più, no, sono luoghi dove si continua a venire. Anche le stanze della memoria hanno tutta una fruizione di habitué molto molto bella, molto, molto interessante, no? Di persone che vengono e che seguono le iniziative delle stanze della memoria. Ecco, tra le iniziative so che appunto il museo fa anche fruizione didattica, quindi quanto è importante questo, il ruolo didattico che può avere un museo come le stanze della memoria? È fondamentale. È fondamentale, le stanze della memoria nascono con questa vocazione che in qualche modo, come dire, è un'eredità dell'istituto storico, perché le stanze della memoria sono gestite dall'istituto storico della resistenza senese dell'età contemporanea, che fin da quando è nato ha sempre fatto tanta didattica, è stato il cavallo di battaglia, no, dell'istituto storico senese, e quindi anche in virtù di questo le stanze della memoria sono diventate una vetrina importante per l'istituto storico, e parte delle attività didattiche vengono fatte all'interno delle stanze. Continuiamo a fare attività didattiche anche nelle scuole, però le stanze è chiaro che diventano poi un luogo privilegiato dove fare anche esperienze diverse, no? Non solo seminariali ma anche laboratoriali, attraverso la visita o anche senza fare la visita, quindi diventano sicuramente un centro importante. Io dico questo per i riscontri che ho, no? Nel senso anche di tutti gli studenti che negli anni poi, no, continuano a venire alle stanze della memoria. Il 25 aprile, per esempio, è una di quelle date in cui tanti studenti che sono venuti a fare l'alternanza scuola-lavoro piuttosto che il periodo di tirocinio vengono, si propongono come aiuto, no, alle visite guidate più o meno improvvisate che facciamo per il 25 aprile. È un luogo importante, credo che lo sia. Poi noi facciamo formazione anche ai docenti. Quindi penso di poter dire che siamo un punto di riferimento per la didattica della storia contemporanea. E invece ora che c'è questa situazione di crisi, la fruizione museale ovviamente è cambiata. Come? La fruizione museale è cambiata perché siamo chiusi, quindi... Quindi la didattica a distanza ha funzionato solo in piccola parte, no? Certo, abbiamo continuato a lavorare con gli studenti, a proporgli dei piccoli approfondimenti, accordi che avevamo preso in precedenza, no? A questo, prima che arrivasse, insomma, a questo periodo dell'epidemia. E dovremo pensare anche ad approntare delle attività didattiche a distanza. Credo che questo periodo tragico ci insegni questo, no? Che dovremmo approfondire, dovremmo raffinare i nostri strumenti per arrivare appunto agli studenti anche con questa modalità. Un'ultima domanda prima di lasciarci. Quanto è importante il 25 aprile oggi? Quanto è importante celebrare e ricordare la memoria?
credo sia fondamentale, credo sia veramente fondamentale, no? Nel senso che poi il 25 aprile ha perso anche negli anni, se prima aveva un aspetto così di ricorrenza più locale, oggi il 25 aprile ha contenuti sovranazionali, no? Da tutte le parti, si mettono in risalto valori universali, i diritti umani, la non violenza, i problemi migratori, le donne, no? Quindi le dinamiche della memoria tendono a farci vivere il 25 aprile, credo, facendoci sentire una continuità non tanto con il risorgimento, o perlomeno non solo con il risorgimento, no? Quanto con il sentire di altri popoli, con le tragedie di altre comunità, con movimenti vari, quasi tutti emancipatori, no? Che stanno nascendo in tutto il mondo, e non ultimo dal modo anche con cui uscire dalla crisi non solo sanitaria ma economica e sociale dovuta alla pandemia, tant'è che stanno circolando, no? Pensieri, situazioni, necessità di associarsi, di incontrarsi per parlare, per ragionare, per condividere insieme riguardo a un nuovo modello, no? Da proporre per la nostra vita di tutti i giorni. Poi da capire che tipo di incisività può avere, però no, il fatto che ci siamo fermati, credo che questo 25 aprile sia, no, un ottimo contenitore anche per queste nuove istanze di questo tragico momento che stiamo vivendo. Grazie, grazie mille. Prima di lasciarci le chiedo, ha dei consigli di lettura per noi? No, allora, per non divagare troppo, direi, ma intanto un libro che dovevamo presentare alle Stanze della Memoria proprio prima che tutto questo iniziasse, ed è La storia della resistenza di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, un testo importante, assolutamente sicuramente da leggere. Poi vediamo, l'Istituto Storico ormai diversi anni or sono aveva pubblicato un libro molto interessante di impianto antropologico curato da Fabio Dei, Riti e simboli del 25 aprile. Interessante perché è uno sguardo sul 25 aprile senese, ma non solo senese, no? Ma che si aggancia poi al 25 aprile a livello nazionale. E anche questo, ecco, è un testo sicuramente molto interessante, proprio di impianto divulgativo, no? Un'ottica antropologica che però si può leggere tutti. Curato da Fabio Dei, con interventi Simonica, Rosati e anche Pietro Clemente, recuperabile anche alle Stanze della Memoria. E poi vediamo, per rimanere sempre sulla storia, c'è La storia illustrata dell'eccidio di Montemaggio, per esempio, che può essere un testo per giovani, ma un testo per tutti. Un testo di Riccardo Bardotti, abbastanza fresco di stampa. Poi c'è un altro testo, sto omettendo le edizioni, ma forse non è che grave. Troviamo? No, no. E poi c'è un altro libro che parla di luoghi di memoria, a cui è legato anche un DVD, parla di tutti i luoghi della memoria che fanno parte della rete dei paesaggi della memoria, si chiama appunto Paesaggi della Memoria, e è una guida storica dei musei
musei della resistenza, dell'antifascismo e della deportazione, è molto interessante, è curato da Paolo Pezzino. Poi, vabbè, la letteratura della, il solito, i classici non passano mai, l'ho trovato suggerito anche dal professore del mio figliolo, che è un ragazzetto di 15 anni, che è Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, no? Come dimenticarlo. E poi però, cioè, mettiamoci anche qualche altra cosa, no? Nel senso, magari ci aspetta un po' di estate, un po' di ombrellone, qualche lettura più leggera, che potrebbe essere interessante in questo periodo di cambiamento, no? E di cambiamento di stile di vita anche da, come dire, cambiamento anche che dobbiamo cercare, no? Nei nostri stili di vita per migliorare la nostra esistenza, no? In questo mondo globale e consumistico. E potrebbe essere Gabriele Salvadori, Solo bagaglio a mano. È un libro, sì, un libriccino però interessante. Grazie mille. Mi fermo. Oh, va bene. Grazie mille, grazie per la sua presenza qui con noi oggi a festeggiare appunto insieme questa ricorrenza del 25 aprile. Magari, ecco, vorrei ricordare la visita, certo, visita virtuale alle Stanze della Memoria. Sì, ricordiamo che sul sito www.istitutostoricosiena.it è possibile appunto accedere alla visita virtuale del Museo delle Stanze della Memoria, mentre aspettiamo di poterlo appunto visitare dal vivo. Io la ringrazio tanto, ringrazio tutti voi che siete stati qui con noi oggi. Ci Virtual Studium torna domani, sempre alle 17, con il professor Tiziano Bonini, che parlerà di da Netflix a Spotify, il ruolo delle piattaforme digitali. Vi ringrazio tanto, vi auguro di nuovo buon 25 aprile, ci vediamo domani. Arrivederci. Buon 25 aprile a tutti, arrivederci, grazie.